Ciao a tutti e bentornati. Allora, visto che servono ancora 94 ore per il rilascio di The Pharmacist, io direi che nel frattempo vi faccio vedere un'escalation di Marrakesh. Vi ho fatto vedere in precedenza The Adrian Eclipse a Parigi, poi The Sunino Disintegration a Sapienza, e oggi ve ne faccio vedere una che reputo interessante a Marrakesh per l'appunto. Vi faccio vedere The Kili Disintegration, Kili Agitation, scusate, che è una delle più recenti che ho fatto e me la ricordo ancora piuttosto bene, per cui non sono costretto a ripassare le mie strategie che ho concepito magari 2 mesi fa. È un'escalation che reputo abbastanza semplice, non è per niente complicata, ma secondo me rappresenta una sfida interessante se la volete completare come una speedrun con del massimo rating, ed è esattamente quello che vi farò vedere io oggi. Allora, vediamo brevemente le condizioni che questa escalation ci pone. Dopodiché vediamo di discutere delle strategie che possiamo perseguire per completare tutte queste condizioni. Dopodiché vediamo il setup e poi si passa al gameplay. Allora, dobbiamo eliminare tre persone. Dobbiamo uccidere Jeff Baker, che è un membro della crew televisiva. Il cameraman, se non mi ricordo male. Dopodiché ci sono questi due individui, di cui non ho intenzione né di imparare il nome e non lo pronuncerò nemmeno. Comunque, per semplificare, sia per me sia per voi, lui sarà Tony e lui sarà Bepi. Un modo molto più pratico per identificare i bersagli, secondo me. Tutti e tre devono essere eliminati quando 47 è travestito da cameriere, specificato qui. Wear disguise waiter, anche qua. Qui è specificato in maniera leggermente diversa. Eliminate Bepi while disguised as waiter. Dopodiché ci sono delle condizioni per l'eliminazione in sé. Nel caso di Jeff dobbiamo usare una Battle Axe. Nel caso di Tony non ci sono condizioni particolari, ma ho intenzione di ucciderlo con il Fiber Wire, perché non si usa quasi mai, a meno che non dobbiate completare sfide come il The Personal Touch o The Piano Man. Mentre qui eliminate Bepi in an explosion. Non è specificato che tipo di esplosione, quindi in linea di massima si può usare un estintore, una tanica di propano o un dispositivo qualunque. Io utilizzerò una breaching charge perché mi consente di rispettare questa condizione e allo stesso tempo non creo panico perché la breaching charge è una carica silenziosa. Lasciamo pure stare the wild card, non ce ne frega niente perché facciamo solamente il quinto livello dell'escalation. E vediamo l'ultima condizione che è Enhanced Enforcers. The waiters in the Shisha Cafe see through waiter disguises and the bodyguard by the entrance to the Courtyard Club sees through all Marrakesh disguises and 47 suits. Sono due condizioni accorpate. Praticamente la prima dice che i camerieri del caffè possono vedere attraverso il travestimento da cameriere. In sostanza, se vi travestite da cameriere non potrete aggirarvi per il caffè se non fate sparire i camerieri già presenti al suo interno. Ed è esattamente quello che faremo. Faremo una specie di taglio al personale fin dall'inizio e faremo sparire due di loro e li butteremo in un cassonetto, letteralmente. Dopodiché la seconda condizione è che la guardia all'entrata del caffè può vedere attraverso qualunque travestimento. Questa è una complicazione interessante perché la via più logica per far entrare una Battle Axe nel caffè consiste quella nel trovare un travestimento da militare, che quindi può portare oggetti sospetti in vista con sé, recuperare un invito e dopodiché entrare direttamente dalla porta principale con l'ascia, cosa che non possiamo più fare adesso. Ci sono altre due vie per entrare nel caffè. Una è estremamente lunga che non useremo ed è quella che vi chiede di salire sull'edificio adiacente, da lì passare per il tetto e da lì vi potete calare nel gabinetto del caffè. È un percorso che scarto a priori perché è lunghissimo. E rimane un'unica entrata ed è quella che praticamente guarda verso il punto di partenza standard di Marrakesh ed è proprio quella porta che useremo per portare l'ascia all'interno di questo ambiente. Bene, questo in linea di massima è tutto, il resto ve lo spiego durante il gameplay così non perdiamo 10 minuti a parlare. Allora, usiamo come punto di partenza quello del cameriere. In questa maniera abbiamo già il travestimento pronto per uccidere tutti e tre i bersagli. Prendiamo con noi le breaching charge, come vi ho detto, mi serviranno per uccidere Bepi. Prendiamo con noi il telefono per creare un po' di distrazioni.
Ci servirà una pistola, prendiamo pure la Krugermeier, ma va benissimo una qualunque pistola silenziata. Dopodiché infiltriamo all'interno del gabinetto del caffè. Se riesco a trovarlo, eccolo qua. Il fiber wire. E questo servirà per Tony. Molto bene, questo è quanto e vediamo come fare. Usciamo subito dalla copertura e corriamo verso la stanza dello staff. E iniziamo ad attirare qui dentro i camerieri. Prendiamo anche la pistola perché ho intenzione di liberarmi di entrambi con dei leg shot. E inauguriamo anche il club dello zoppo. Questo è il primo membro onorario. Lo inseriamo direttamente in questo cassonetto. Recuperiamo il telefono e attiriamo qui il secondo membro effettivo. Teniamo la pistola nuovamente a portata di mano. Ok, ha sentito il rumore. Solitamente dice qualcosa quando ho lanciato il telefono. Questa volta è rimasto muto. Ho pensato che non avesse sentito il colpo. Questo è il secondo membro. Ricordatevi di chiudere la porta quando entrano, altrimenti mezzo caffè sentirà che state maltrattando i dipendenti. Apriamo e chiudiamo questa porta. Perché questa è la porta attraverso la quale ho intenzione di infiltrare l'ascia da battaglia. Il problema è che normalmente questa porta è chiusa a chiave per coloro che cercano di accedervi dall'esterno. Però se voi la aprite e la richiudete, essa resterà aperta per il resto della partita, anche per coloro che cercano di entrare dall'esterno per la prima volta. In alternativa la potreste scassinare in un secondo momento, ma non è molto pratico, quindi la apriamo, la chiudiamo e non ci pensiamo più. Ci occupiamo ora di Bepi, che è questo soldato che sta finendo di consumare il suo merlottino. Tra poco verrà qui sul tappettino e poi si dirigerà verso il bagno per farsi una cacatina. Lasciamo pure la Breach in Charge qua. Che utilizzeremo per attirare Bepi più velocemente all'interno del gabinetto. Recuperiamo che nel frattempo il fiber wire, visto che siamo nelle vicinanze del punto di infiltrazione. Apriamo la porta e questo dovrebbe consentire a Bepi di vedere la carica. Questa è la parte più divertente perché possiamo farlo cadere e Bepi cade sempre sopra la breach in charge, quindi la possiamo detonare subito in questa maniera e lui ci lascia le penne in questo modo. Prossimamente nei titoli dei giornali, soldato inciampa su una breach in charge e muore. Tragedia. Ok. Adesso arriva la parte più complicata perché dobbiamo in qualche maniera uscire dal caffè senza farci vedere da questo enforcer. Aspettiamo che guardi verso sinistra per poter uscire. Why are you sneaking around like that? Adesso questa bodyguard mi sta trollando, ma prima o poi guarderà a sinistra. Questa è l'unica parte legata agli RNG, veramente fastidiosa. A volte ci mettete 2 secondi per uscire dal caffè, altre volte 15, perché pure l'individuo non vuole per nessun motivo guardare a sinistra. Ma abbiamo un po' di tempo a disposizione, quindi anche se perdete qualche secondo in più ad uscire dal caffè non è un problema. Spingiamo nuovamente questa signora, perché questa zoccola mi rovina le tempistiche a fine partita. Vedrò di spiegarvi dopo in che modo. Adesso vedrete che la porta attraverso la quale entreremo sarà aperta. Eccoci qua, siamo dentro senza problemi. Allora, adesso vedete che c'è Tony che sta venendo verso il bar e il cameraman che sta andando, diciamo, verso il bagno. Per poterli uccidere entrambi all'interno del caffè, devo rallentare il ciclo di Tony. Perché se non lo faccio, nel momento in cui uccido il cameraman, Tony sarà fuori del caffè. E quindi a quel punto dovreste attendere il rientro di Tony all'interno del caffè e solo dopo ucciderlo. Per non dilungare i tempi, è possibile rallentare il ciclo di Tony. Sembra più complicato, magari, di quello che in realtà è. Per rallentare il suo ciclo, semplicemente lo spingo 3 volte. In questa maniera lui resterà nel caffè un po' più a lungo. Please, forgive me. È una terza volta, questo dovrebbe bastare. Possiamo occuparci ora del cameraman. Quindi lasciamo cadere l'ascia, prendiamo il travestimento adatto, prendiamo il telefono e lanciamolo qua. Questo dovrebbe attirare la sua attenzione e lui dovrebbe venire qui dentro. Sarà anche l'ultima cosa che farà. Possiamo anche non nascondere il corpo perché nessun altro frequenta questo bagno.
andiamo a spingere questa signora, perché normalmente quello che succede, se non, se non ho modificato il suo ciclo, adesso io devo attirare Tony nella stanza dello staff. Normalmente se non manipolate la ragazza col vestito bianco, lei praticamente esce dal caffè nel momento in cui lo fa anche Tony. E se voi lanciate un oggetto, solitamente lo sente la ragazza e non Tony. Quindi in qualche maniera la ragazza deve essere allontanata, perché noi vogliamo l'attenzione di Tony, non l'attenzione di quella bagascia. Tiriamo Tony qui dentro. Questo dovrebbe bastare. Prepariamo il fiber wire. E con questo abbiamo concluso. Ultimo bersaglio eliminato. Lo portiamo da questa parte, perché ogni tanto qualcuno può vedere il corpo attraverso questa porta quando abbandono la zona. Recuperiamo pure il telefono. Ok, nessuno ha visto il corpo, per cui possiamo uscire dal punto di uscita standard. Questo è quanto. Ok. L'ho trovata veramente molto divertente questa sfida. Ci sono vari modi per completarla, questo non è l'unico. Mi piacciono le escalation che hanno, diciamo, flessibilità, che non vi costringono a seguire dei percorsi prestabiliti. Visto che la libertà comunque è un trademark di questo gioco. Silent Assassin 4 minuti e 35, non è male, considerando che appunto prendete Silent Assassin nel massimo livello di un escalation. Molto bene. Questo era quello che volevo mostrarvi oggi. Ha funzionato con non troppi tentativi. E vediamo, forse riesco a fare o un'altra escalation o un altro video di qualche altro tipo prima di The Pharmacist, perché effettivamente abbiamo 4 giorni a disposizione. Se non ci riesco, beh, ci vediamo per The Pharmacist. Grazie per l'attenzione e ci vediamo prossimamente.